È ormai ufficiale l'accordo scellerato tra lo Stato italiano attraverso la società controllata Invitalia e ArcelorMittal. Qualcosa di scandaloso, lo Stato italiano che si accorda con una realtà certamente di livello mondiale, che però si è macchiata di crimini internazionali in ambito ambientale davvero gravissimi. È uno Stato che quindi scende a patti con questi soggetti, un po' come se lo Stato italiano scendesse a patti con la camorra o con la mafia. Lo Stato italiano certamente non può fare una cosa del genere, eppure l'ha fatto sulla pelle dei tarantini. Ma voglio leggervi proprio un comunicato di ArcelorMittal, il quale ArcelorMittal magnifica appunto questo accordo ed esalta il proprio ruolo. Leggete un po'. Anzi, ascoltate un po', sono io che leggo. Il nostro obiettivo, scrive ArcelorMittal, è quello di contribuire a costruire un mondo migliore con acciaio più intelligente. Pensate un po', questi sono dei benefattori che hanno la pretesa ArcelorMittal, che si è macchiata di crimini internazionali in ambito ambientale, ha il coraggio di dire che vuole costruire un mondo migliore. Ma che puttanate sono queste? Lo Stato italiano come fa a piegare la testa dinanzi a queste puttanate? L'acciaio prodotto tramite processi innovativi che consumano meno energia, emettono molto meno carbonio e riducono i costi. Acciaio più pulito, più resistente e riutilizzabile. Acciaio per veicoli elettrici e infrastrutture per le energie rinnovabili che sosterranno le società nel processo di trasformazione in corso in questo secolo. Pensate un po', sono degli innovatori. Con l'acciaio al centro delle nostre attività, con i nostri uomini innovativi e una cultura imprenditoriale a cuore. C'ha pure cuore ArcelorMittal. Dopo che licenzia con una semplice parola i dipendenti, che non ha fatto nulla per migliorare quella fabbrica, quello stabilimento che sta crollando a pezzi. Parla di cuore. Sosterremo il mondo. ArcelorMittal sostiene il mondo nel fare questo cambiamento. Altra puttanata. ArcelorMittal che sostiene il mondo, sta crollando a pezzi lo stabilimento, ci stanno condannando a morte con ogni tipo di emissione e questi hanno il coraggio di dire sosterremo il mondo in questo cambiamento. Ma stiamo scherzando? Sosterremo il mondo nel fare questo cambiamento. Questo è ciò che crediamo serva per essere la società siderurgica del futuro. Ma se state ai piedi di Cristo, se lo stabilimento sta crollando a pezzi, che puttanate state dicendo? Che inganni state dicendo ai danni dei tarantini? Questi sono schiaffi non solo nei confronti della collettività, ma nei confronti dell'ente civico, del comune, della regione. Uno Stato italiano che permette queste cose. Mi rivolgo a lei, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, senatore Mario Turco. Ma lei può accettare queste puttanate? Può accettare queste offese? Può accettare che ArcelorMittal si erga a paladino di una ricostruzione del mondo? Sosterremo il mondo nel fare questo cambiamento. A me viene da ridere, anzi da piangere, ma mi viene proprio da ridere sentendo queste stronzate. Questa è la realtà, signori cari. Uno Stato che piega la testa. Taranto condannata a morte. I sindacati dovrebbero saltare in aria. Mi riferisco alla Triplice, a FIB, FIOM e WIM, che volete ancora che si produca acciaio e che non si chiuda questo maledetto stabilimento. Uno stabilimento in cui ArcelorMittal fa il bello e il cattivo tempo, non spende un centesimo, si fotterà i soldi dallo Stato e noi moriremo di cancro e noi ci ammaleremo. Questa è l'Italia, signori cari, questo è Taranto. Senatore Turco, si muova! Lei è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, non è uno qualunque, è soggetto che ha avuto la massima carica istituzionale a livello governativo a Taranto. Li cacci a calci nel culo questi di ArcelorMittal, questo meritano, non ho altro da dire. Tutti i tarantini hanno il fegato che scoppia dinanzi a questa realtà e poi i bambini muoiono. Sindaco, faccia un'ordinanza di chiusura per ogni sforamento che si verifica. Chiudiamo lo stabilimento. Per ogni sforamento
in virtù, in nome innanzitutto del principio di precauzione, oltre al fatto che i parametri vengono superati, e poi anche perché qui c'è un pericolo immediato, perché lo stabilimento sta crollando a pezzi. Cosa aspettiamo? Che avvenga una tragedia? Aspettiamo che i cittadini di Taranto, che si crei una nube tossica su Taranto come Seveso? Aspettiamo una mattanza? Aspettiamo che debbano morire tanti operai nella fabbrica? Chiudiamo il mostro e bruciamo queste puttanate che racconta ArcelorMittal, queste puttanate assassine. Vergogna, Stato italiano!